Ciao a tutti, tazzi sui tazzi di caffè, tazzi addetti. Oh, metti a fuoco, perfetto. Io non sono Alienozzo, ragazzi, mamma mia, questo sono io. Mi vedete, guardate come sono bello. Ragazzi, come notate, è 1:06 di notte del 24:01. Adesso vi faccio vedere. Non si vede niente, ma questi sono dettagli. Aspettate, adetti, guardate che belle che sono le mie scarpe, tra l'altro. Mamma mia, Adetti, mamma mia, vi faccio vedere che fuori è completamente buio, Adetti. E adesso vi spiego il perché. È buio, non si vede niente. Non si vede assolutamente niente. No, non si vede proprio niente. Vabbè, c'è una luce lì, però. Vabbè, comunque è l'una di notte. Vi dico subito il perché. Ci vediamo su Minecraft. Ok, Adetti, non posso parlare troppo perché c'è troppo ad alta voce. Comunque adesso vi spiego, innanzitutto dobbiamo subito creare il mondo perché è anche tardi. Allora, il mondo lo chiamiamo Blue Herobrine, ok? Game Mode Survivor, More World Option e mettiamo il seed. Allora, il seed è questo qui e aspettate, creiamo subito il mondo, se no non facciamo in tempo perché dovrebbero essere esattamente l'una e 11. Adesso vi spiego tutto con calma. Questo seed ha detto, dai, dai, crea il mondo, su, mentre lui lo crea, vi spiego, è stato rilasciato da Dark Corners, che è uno youtuber, credo inglese, che fa, tratta esclusivamente video su Minecraft, e ha rilasciato... Perché cacchio c'ho la mano? No, vabbè. Perché c'ho la skin nera? Perché ho la skin nera? No, ditemelo voi adepti, magari è una skin che ho messo strana, perché se non sbaglio erano quelle skin della Stone Challenge, boh, non mi ricordo più, comunque vi spiego un attimo, nel mentre facciamo pascolare i maiali. E vi dicevo, questo seed è un seed appunto di Herobrine, mamma mia, sto maiale che mi ha guardato in maniera imbarazzante, ed è stato rilasciato quindi da Dark Corners. Il suo canale tratta esclusivamente di Herobrine e di tutti i misteri, ovviamente in lingua inglese, quindi e niente. Ragazzi, questo è un video che ho deciso di farlo a luna di notte, infatti come vi ho fatto vedere, se non sbaglio, all'inizio del video, c'era un'introduzione generale. Perché a luna di notte? Precisamente perché c'è questa cacchio. No, vabbè, ma ragazzi, ma porca vacca. Perché c'era una seed così a caso, cioè queste cose qua, là, i semi. Comunque vi dicevo, l'ho fatto a luna di notte, a luna 1.11, perché come sapete 1.11 è il numero segreto di Herobrine. E ovviamente nella versione Minecraft 1.11. Guardate che belli i girasoli! Ma porca vacca, ma non li ho mai visti io. Comunque sono qua da solo. Non posso vedere il tab. Vabbè, ve l'ho fatto vedere, no? Che l'ho creato io il mondo, sì, penso di sì. E cos'altro dirvi? Ragazzi, sarà un gameplay, spero, senza tagli, perché sono curioso di vedere cosa può succedere, soprattutto se a luna di notte può spawnare qualcosa, cioè più che altro a 1.11 ci può essere... Oh, cacchio. Ah, era una pianticina. E quindi vi dicevo, dovrebbe essere un video senza tagli. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io semplicemente l'ho fatto per magari sfatare un mito, cioè il mito delle 3 di notte, l'una di notte, cosa succede su Minecraft. E vediamo cosa succede. Quindi, meglio essere insieme a voi, occhi aperti, adepti, se vedete qualcosa. E niente, facciamo le solite cose. Quindi, andiamo a prendere subitissimo un po' di wood. Però questa skin nera veramente mi fa alquanto paura. Cioè, perché c'ho la skin nera. Qualcosa veramente di strano mi è rimasto, mi ha lasciato un po' così, diciamo. E vabbè, niente, adepti. Quindi mi raccomando, speriamo che il video vi possa piacere. Ma come vi ripeto, ho un video così, ho un video random che ho deciso di fare perché ero curioso, volevo provare a vedere se effettivamente può accadere qualcosa. Ok, dai, ho fatto il taking inventory. Yeah! E cos'altro?
Ah sì, fatemi sapere, poi nel caso vorreste magari un altro video del genere, però non è una serie, capito? Quindi è un video molto blando, molto calmo, molto rilassato, diciamo, cioè rilassato, rilassato un par de palle, possiamo dire. Vediamo se ci rilassiamo. Voi che dite? Possiamo possiamo rilassarci secondo voi? Io credo proprio di no. Tra l'altro ho sentito il mio computer che tra poco bolle, tra poco. Ah, potevo farmi pure un'accetta, ma vabbè. Ah, ma cacchio. Che render ho messo? Vediamo un attimo, adepti, perché lo sto scoprendo tutto insieme a voi. Controls. Vabbè, l'autojump è su off. Video setting. Ok, dai, ho impostato un po' tutto a caso. Va bene, back to game. Mi scuso se questo video può essere un video un po' blando, ma chi se ne frega, no? Alla fine si vive una volta solo nella vita. Cavolo, devo stare attento qua perché non sono un bravo pro PvPer con la spada che devo darle mazzate, vedete? Za, za. Prendiamo un po' di carne e adepti, occhi aperti, veramente. Ecco, già questa parte qua. Aspettate, ho visto qualcosa lì. Oddio, che paura! Ma avete visto che poi tra l'altro qua c'è la della lava che è uscita fuori da qua? Adepti, guardate. Quella lava lì. Ah, mi raccomando, provatelo anche voi questo seed, eh. Mi raccomando, provatelo e fatemi sapere nei commenti cosa avete trovato voi, se c'è qualcosa di interessante. E fatemi sapere ovviamente se anche per voi la skin è nera. Allora, mamma mia, tutti sti... Vai piano, ma sono tutti impazziti sti animali. Su, dammi la pelliccia per favorino. Dai, ma... No, ragazzi, ma state calme, mamma mia, dobbiamo esplorare quella cosa di lava. Oh, ma porca vacca! Bravo. Voi avete mai visto della lava fatta così? Oddio, che paura! Ma davvero possono rilasciare... La sand può rilasciare questi granulini qua? Vediamo di qua, adepti, se c'è qualcosa. No. Oddio, no, vabbè, adepti, mi sto troppo. Sentivo dei suoni, ma era semplicemente la lava. Va bene, dai, prendiamo un po' di stone, che iniziamo a farci tutti gli attrezzi utili necessari. E niente. Ragazzi, com'è andata la giornata? Spero tutto bene, mi raccomando. Io qua ho cenato, poi dopo sono andato, sono uscito con i miei amici e ho detto: ma vabbè, è mezzanotte, torno a casa, arrivo a mezzanotte e mezza. Già che ci sono, faccio un video così per vedere come va, per vedere soprattutto se questa cosa può essere vera. Perché tra l'altro, non so se vi siete resi conto, ma ci sono un sacco di video di gente, soprattutto che alle 3 di notte ha iniziato a fare video su Minecraft per vedere se compare Herobrine o Entity. Quindi detto, vabbè, proviamo a farlo, vediamo cosa esce. E tra l'altro volevo poi provare a farlo anche di venerdì 13. Piuttosto sono stato scemo e infatti venerdì 13 è già passato perché a gennaio c'era venerdì 13 e poi se non sbaglio tra un po' ci dovrebbe essere un altro venerdì 13, però credo a luglio, maggio. Insomma, fatemi sapere anche voi se potrebbe andare bene una cosa del genere, magari che ne so, magari sulla serie di Herobrine, adepti, eh? Cosa ne pensate sulla serie di Herobrine? Provare a vedere se... Oh, avevo visto un blocco con cui dicevo... Mamma mia, devo stare attento. Quindi vi dicevo, provare a vedere la serie di Herobrine se alle 3 di notte insieme al mitichissimo Palpatina può accadere qualcosa di strano. Però che ne dite? Sarebbe devastante comunque, tipo un video speciale. Va bene, noi qua a più di prendere maiali e cosciotte non facciamo, stiamo veramente attenti. Questo video volendo posso farlo durare anche un po', tanto chi se ne frega, no? Voi siete contenti, io sono contento, se mi piace, quindi meglio così. Allora, già che ci sono, ci facciamo una scelta. Mamma mia, ma io queste cose non le ho mai fatte. Non sono mai stato così bravo e così attento nel fare le cose. Tra l'altro, sulla 1.11 non ci ho quasi mai giocato, ma veramente, ma si può... Ok, adepti, allora qua c'è la cosa che più mi inquieta, ovvero le grotte. Io direi, prendiamo ancora un po' di legna e poi piano piano ci avventuriamo. Ma come? Ah, con l'ascia forse prendiamo... Cos'era, uno zombie? Mamma mia, adepti, qua sotto ci sono gli zombie. Ecco perché non gioco mai da solo. Quella è grave.
Ok, dai, allora io direi. Sì, piano. No, ragazzi, mi inquieto un sacco. Io sono troppo suscettibile. Dovete saperlo che io, ad esempio, i film horror non li guardo mai. Perché se li guardo non dormo per tutta la notte. Ma ve lo giuro, ma non solo per quella notte, ma tutte le altre notti. Adesso sono qua da solo in casa. Cioè, da solo gli altri stanno dormendo. Quindi devo stare molto attento. Prendo gli ultimi maiali a detti e scendiamo. Ta 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 ta. Oddio! No! Ma la stompo prendere fuoco? Vabbè, dai, sicuramente sono troppo suscettibile, adepti, sono troppo suscettibile. Per fo. Ah no, è l'erba che prende fuoco. Ah, ok. Questa riserva mica l'avevo vista, eh. Vediamo se riesco a buttare un maiale. Vediamo, eh. Vai lì, maialino, dai. No, non ti faccio niente io. Vai, dai. Vai lì dentro. Bravo. Bravo, entra. Entra, dai. Entra. No, non devo urlare. No, povero maialino. Dai, prendo gli ultimi. Ma mi sa che ne ho preso anche, tra l'altro, abbastanza. Però mai dire mai, perché mi devo avventurare nella caverna. Scommetto che nella caverna è la cosa più inquietante di tutte. Quindi, zac. Però guardate, cioè c'ho la skin nera, cosa sta a significare secondo voi? Skin nera, non ho usato nessuna skin vecchia, cioè magari perché non la utilizzo per la 1, dove è finita la grotta? No, poverino, hai ragione, sei rimasto da solo, allora ti uccido, va. Akatanga, Akatanga, perfetto, ah no, c'erano i tuoi amici, ok, scusa, e vabbè, questi li lasciamo in vita perché dovete procreare e continuare la stirpe. Allora, andiamo a vedere di là, adepti, e stiamo attenti, ok, quindi è l'albero qua, perfetto, adesso scendiamo. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Eccoli, eccoli, già li sento, mannaggia voi. Ebbla, ebbla, no! Non mi far male, t'azzardare. Avete visto? Prima io ho tirato una spadasciata e mica gli ho fatto male. No, ma è troppo buio. Porca vacca, detti, è troppo buio. Dove ho messo la workbench? Ce l'ho ancora? Aspettate, che faccio una fornata. Mamma mia, che inquietudine. Ah sì, eccola qua. Fornace. Cioè, workbench? Sono nemmeno le parole, ma si può. Tac, tac, tac. Perfetto, mettiamo qua. E allora, io direi, dato che ci servono un po' di torce, facciamo così, così ci fa del carbone. Nel mentre voi potete vedere. Wow. Cioè, wow, perché dico wow, non si sa. Mamma mia, detti, però fa strano fare video di notte. Voi cosa pensate? Vi può piacere come video? Cioè, un video così, un video che magari può uscire una volta al mese, non è nulla di che. Ovvio, se non compare nulla, però già sta cosa della skin mi fa paura. Poi dopo, sapete cosa? Provo magari a entrare a creare un nuovo mondo che non ha questo seed e a vedere se la skin mi. Cioè, nel senso, se fuori dal video, ovviamente. Ok, perfetto, fatto. Allora, adesso, adepti, mettiamo già che ci siamo questo. Perfetto. Io intanto faccio così, ta. Oddio! Mamma mia, no, è. È arrivata la notte. No, aspettate, adepti, aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Perfetto. Facciamo così. Mamma mia, no ragazzi, ma io non ce la faccio mica a giocare da solo, eh. Cioè veramente sono proprio una caghetta. Sono proprio una caghetta, ne caghette. Quindi facciamo così, adepti. Facciamo così. E dovremmo avere. Perfetto. Sì, io mi ricordo, della. Mamma mia, ragazzi, ma quanto è grande! Ok, lì c'è un'entrata. Oh mio Dio, vabbè. Allora, prendiamo. Oh, che cacchio! No, ma detti, l'avete visto pure voi in effetto gra. No, ragazzi, mi cago troppo in mano a fare queste cose da solo. Dovrei stare. Devo farlo col Palpatina. Ecco. Comunque, vi farò vedere al rallentatore. La luna lì. Ma guarda. Ma quanto è grande la luna? No, ma detti, l'avete visto?
Ma è sempre stata. No, ma vedete che io sono troppo suscettibile per queste cose. Comunque, avete visto che c'era un effetto strano. Ve lo metterò magari al rallentatore per vedere meglio. Di qua? Mamma mia, ci sono troppo cunicoli addetti. Allora, facciamo. Mettiamo un po' di raw chicken. Ah, sì, cacchio, avevo visto pure. Mamma mia, che caghetta. Che sono proprio una caghetta. Allora, eccoli qua. Perfetto, prendiamo questo, raga. Il suono dovrebbe essere non troppo alto, ma almeno udibile, quindi almeno questo, dai, io direi che ci sta, no? Voi cosa ne dite? Stiamo attenti. E triche ballacche, la cammellata. Mamma mia, ma il suono della dirt è sempre spaventoso, ragazzi, sempre spaventoso. Ok, prendiamo questo. Ci servono le torce, mamma mia. Sai, è che io mi faccio troppo condizionare, sono fatto così. E voi come siete fatti, adepti? Mi raccomando, ditevelo anche se magari a voi facendo un mondo può succedere queste cose. Ah, eccoci qua. Perfect. Allora, andiamo subito alla fornace. Sì, andiamo alla fornace, va almeno prima, facciamoci da mangiare e poi dopo vediamo. Allora, track, mettiamo un po' di coal. Perfetto. Oddio, mi sono cagato in mano. Mi sono cagato in mano col pipistrello. Non devo urlare, porca vacca. Mi tieni compagnia, man? Dai, bra. Ma io sono scemo, io vedo degli effetti. Cioè io vedo degli. Tipo la dirt che si muoveva. Voi è finito il pipistrello? Pipistrek? Pipistrek? No, vabbè, raga, dove è finito il pipistrello? Ah, eccolo! Che paura che mi sono preso, meno male, chiamiamolo Batman. Batman, Little Batman, rimani qua con me, va? Bravo, bravo. Allora, mangiamo un po'. Eccoti, Little Batman! Allora, ascolta un po', dove possiamo. Ah, dici di andare qua a scavare? Vediamo, Little Batman. Ma qua non c'è nulla, Little Batman. Un creeper. Un altro creeper. Perfetto, ciao creeper. Voi rimanete là. Aia, che io chiudo qua. Perfetto. Ok, qua ho chiuso, meno male. Cioè, chiuso nel senso blindato. Perché si blinda col peristirolo, adepti. State molto attenti col peristirolo. È tutta una cosa tecnico-tattica. Mamma mia. Andiamo a vedere di qua. Opla, opla, opla. No, ho finito le torce. So farne altre quattro. Ma guardate che effetto, mamma mia, perché c'ho la skin nera. Che poi non vi sto prendendo in giro, andate subito a vedere, magari, basta cioè, cercare il mio nome e notate che la mia skin non è nera. Cioè, non dovrebbe essere nera. Infatti poi dopo vado a vedere sul mio account di Minecraft. Ok. Di qua abbiamo già esplorato, quindi adepti, io prendo un po' di metallo, cioè di ferro grezzo, ci facciamo almeno uno scudino così per combattere il malavitoso Herobrine e stiamo molto attenti. Allora, l'ho visto anche di là, io lì dovrei chiudere perché non mi fido. Però guarda, guarda quanto ferro, Little Batman, hai visto? Porchetta vacchetta. Sì, ma hai ragione. Lo so che è una bella giornata. Cioè, una bella nottata. Ma questi sono dettagli, adetti. Ma questi sono dettagli. Ma è molto chiacchieroso, eh. È molto socievole, Little Batman. Mamma mia, è proprio simpatico. Sì, sicuramente, adetti, sono io che muovendomi nella dirt faccio sti cavolo di rumori, però sapete che sono facilmente impressionabile. Ad esempio, questa l'ho vista come una faccia. Non chiedetemi perché, ma mi sembrava una faccia. Allora, facciamo così, adetti, scusatemi, 2 secondi, ma
Mettiamo un po' di tutto questo, ma come vi ho detto, adepti, questo è un video relax. Noi ci rilassiamo, rilassiamo per così dire. Ho sentito uno spider da qualche parte. Little Batman, where are you? E vi dicevo, noi ci rilassiamo cercando magari se è vera questa cosa, se no, amen, se non è vera, ci siamo, io mi sono divertito lo stesso, perché queste cose non si fanno mica tutti i giorni. Ma comunque già questa cosa della skin mi è molto strana. Ovviamente non è una serie che va a ritoccare la serie di Herobrine, ci mancherebbe altro, perché quella è una serie documentata, provata, invece questa è una serie che oltre all'orario non vi ho fatto vedere, sono la generazione del mondo, cioè quindi è una serie molto, cioè una serie, sono dei video molto semplici. Ma io sento qualcuno che scava, cioè sarò io che mi faccio condizionare? Sicuramente. Cos'è lì? È uno scheletro. Ah, aia, agadanga. Oddio, ma come si muove? Ma come si muove quello scheletro? Bravo, bravo, colpisci lui. No, 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 non mi far morire. Naggia te. Oh, bravo. Vieni qua, creeper. No, nel senso. Bravo, bravo. Perfetto. Vediamo se mi si rigenerano. Ma che figata! Mentre quando mangio mi si rigenerano subito i cuori. Oh, perfetto, è arrivata l'alba. È arrivata l'alba e per il momento in questa caverna non mi sembra accaduto nulla di che. Io finisco di esplorarla, adepti, e poi saliamo. E direi che il video può concludersi qua. Quindi per. Ah, ma c'era pure un'uscita qua. No, vabbè, ho chiuso. Avete visto come chiudo bene, adepti, eh? Mamma mia, ma chi sono? Ma chi sono, adepti? Chi sono? Little Batman! Stavi lì, bravo, stai lì. Io vado di qua. Oh, guarda qua quante cosciotte mi fa. Però adesso, per favore, fammi questi. Che mi posso già fare? Little Batman, ma senti qualcuno qua? Little Batman, io qua non vedo nulla. Forse sbaglio io che rimango in caverna. Non lo so, non lo so. Mi prendo altri di questi due e poi siamo a posto. Dai, 32, giusto per la spada, mi sono fatto full ferro e siamo pronti per uscire. Ok, triche ballacche, zac, zac e zac. Perfetto. Allora ragazzi, poi dopo magari vi volevo parlare un attimo del canale. Secondo voi, ovviamente, sotto quei commenti, oltre a questa cosa di Herobrine, è anche uno spunto in più per parlare, stare a più contatto con voi. Vi posso dire cose magari non inerenti a determinate serie. Però comunque, in questo momento, Hello Neighbor, sto cercando una bella mappa, tipo l'Alpha 3. Infatti ne ho trovate già alcune, sto contattando delle persone per avere il download da poter fare, perché ho trovato delle mappe adepti di Hello Neighbor veramente bellissime, bellissime. Allora, ci facciamo un bel caschetto. Oh, guardate come sono bello con questo caschetto. Ma cosa c'ha Little Batman? Lo vedo un po' preoccupato, eh. Una freccia me l'avrà data lo scheletro sicuramente. Perfetto, questa la possiamo buttare. Gli adepti quasi quasi mi farei. Vabbè, aspettiamo un po'. Guardatelo che carino che dorme Little Batman. Dove sei? Non mi andare sui capelli che non ho in questa skin, eh? E quindi vi dicevo, sto cercando la nuova mappa di Hello Neighbor e più adepti, come avete notato, sto facendo un po' di video sui troll. A voi vi piacciono? Vi possono interessare? Perché ovviamente c'ho sempre delle idee in più, quindi mi raccomando, fatemi sapere, magari anche con il miticissimo Imperator Palpazione, se la cosa vi può interessare. Però sì, la mia skin è proprio, cioè, sembra invisibile. Sembro proprio invisibile, ma no, se fossi invisibile non mi si dovrebbe vedere il braccio, no? Quindi è un po' strana sta cosa, un po' strana. Sì, Little Batman. Però Little Batman, per me qua sotto c'è qualcosa, quindi io adesso mi faccio una bella spala e spala. Mamma mia, sono spastico, spastico. Volevo dire una bella pala. Mi faccio sia il piccone che la pala. Zac, una, zac. Zac, mamma mia, io sento sempre rumori, oltre al mio PC che fuma. Allora, oh, aspetta, ok, dai, mi faccio i piedini. Perfect. Allora, zac,
andiamo a esplorare di qua. Perché qua Little Batman aveva notato qualcosa. Vediamo. Sento degli ragni. Ok, qua questa è terra. Oddio, ma ragazzi, mi sono cagato in mano. Pensavo fosse un name tag sta dirt. Ma vedete che non ce la posso fare da solo? Non ce la posso proprio fare. Ok, altro legno. Altro legno. Sono troppo impressionabile, veramente troppo. Proviamo di qua. Qua continua. No. Io sto scavando tutto. No, ok, qua sembra essere completamente finito. Perfetto. Allora, Adepti, proviamo a scavare di qua. Andiamo giù. Sì, sento dei ragni. Vediamo. E la cosa è, quando si è da soli, a un certo punto c'è la tensione addosso, quindi scusatemi se ci saranno dei momenti di silenzio, ma è un po' così. Allora, vediamo un po'. Zac, zac. Oddio, mannaggia me. Vabbè, dai, io qua non vedo assolutamente niente. Vabbè, piazziamo questo blocco così, tanto per. Ok, andiamo via. Questo seed per me non si può dare subito una risposta. Oddio, Little Batman, che paura che mi hai fatto prendere. Perché ti sei messo lì così? Devi stare attento, man. Allora, dicevo, questa. Vabbè, mancano pure i cosi. Per favore, grazie. Prendiamo anche questo. Questo seed bisogna esplorarlo un po'. Non possiamo dare un giudizio subito negativo, perché per il momento il giudizio è un po' così, no? Quindi mettiamoci qua così, perfetto. E qua cos'ha? Ok. Allora, adesso saliamo, guardiamo un po', Adepti. Io poi direi ci salutiamo. Voi che dite? Little Batman, è stato un piacere. Guardati, libero l'entrata, così puoi fare quello che vuoi. Little Batman, ma sei qua! Non mi segui, Little Batman? Ragazzi, questo pipistrello è un po' inquietante. Ma porca vacca, giusto un pochetto. Poi ovviamente mi direte, ma Ali, guarda che normali, i pipistrelli ti seguono. Vabbè, però questo è un po' stranetto, ecco. Ciao, sì, ciao zombie. Ciao Pigman, hai visto qualcosa qua? Pigman. Che poi dopo mi dicono, ma non sai le parole. Avete ragione, io purtroppo confondo tutto con tutto, cioè più che altro le parole di Minecraft, a mio avviso, sono troppo difficili, io dopo un po' devo cambiarle, perché se no non mi entrano in testa, capito? Ad esempio c'è il pig, che è anche il pigman, un po' di tutto. Ok, questa era, mettiamo qua, quella pianta che mi ha spaventato all'inizio. Scendiamo e vediamo di qua. Una bella cascatina. Mamma mia. Scendiamo sempre più giù. Aspettate. Facciamo così. Oh, ok. Adesso facciamo così. Così almeno io direi con le torce abbiamo fatto. Oh cavolo, che paura! Funghi. Aspettate. Mob spawner. Porca vacca. Gli scheletri. Mannaggia voi. Però posso tirargli le manganellate. Aspettate. Bravi, bravi, picchiatevi tra di voi. Perfetto, picchiatevi. Picchiatevi. Perfetto, bravissimi. Vai, no, tu dovresti picchiare lui. No. No! Ma come si fa ad essere così spastici, adepti? Come si fa? Aspettate, vi faccio vedere. Yes, you want to quit. Andiamo su single player. Herobrine, avete visto? Cosa vuol dire 1,38? No, ma io l'ho creato all'1,11.
Versione 1.11. Eh sì, perché qua dice uno, forse ho giocato fino all'1.38 per forza. Va bene, dai, niente adepti. Io direi che il video può finire qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto qualcosa che può essere inquietante o niente, se è solo una cazzata. E fatemi sapere nel caso vorreste vedere un altro episodio. E ci sentiamo nel prossimo video. Ciao 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 ciao